È stato ospite questa sera alla libreria Ubic di Cosenza Giuseppe Lupo. Giuseppe Lupo ha da poco pubblicato il suo ultimo romanzo, che è L'ultima sposa di Palmira, edito da Marsilio. Al professor Lupo, perché è anche docente di letteratura italiana all'Università Cattolica di Milano, porrei una domanda abbastanza secca, cioè nel senso di. Il suo libro parte da un dato storico, il terremoto dell'80 dell'Irpinia, e però è un romanzo che, come dire, viaggia fuori anche dal tempo della storia. Può riassumerci, come dire, il senso del suo lavoro, del suo romanzo, che è stato anche selezionato per la cinquina dell'ultimo premio Campiello? È la storia del terremoto, la storia diciamo di 2 mesi dopo il terremoto, raccontata attraverso diciamo, gli occhi di un'antropologa milanese che arriva in questo luogo, in questa Palmira, attratta diciamo, da quello che è accaduto, ma soprattutto perché questa Palmira manca dalle carte geografiche. L'antropologa, quindi, è una donna che vive dentro un tempo e scrive una scrittura che è dentro il tempo perché compone un diario. Invece accade che questa donna, quando arriva a Palmira, incontra un falegname, Mastro Gerusalemme, che sta fabbricando nella sua bottega, che è l'unico edificio rimasto in piedi, i mobili per l'ultima sposa di questo paese. Il falegname è un indovino, un profeta, un sacerdote e ha una grandissima capacità di raccontare le storie di Palmira, che sono quelle che sta disegnando sulle ante dei mobili. Per cui, tra l'antropologa, diciamo, il falegname incomincia un dialogo che poi in realtà è il dialogo tra scienza e il mito, ed è anche il dialogo tra una donna che vive dentro il tempo e un uomo che invece, come dire, abita un tempo senza tempo, un atempo. Le storie del falegname sono tutte storie che non hanno collocazione dentro nessuna temporalità e tuttavia, pur essendo fuori dal tempo, raccontano la storia di un mondo che ha avuto una sua evoluzione durante il corso dei secoli, dalla fondazione mitica avvenuta in un'epoca appunto lontanissima per mano di un uomo che veniva da Oriente fino alle ultime ore prima del terremoto.